A Pescara si rinnova anche per questo Natale l'appuntamento solidale con la cena della vigilia e il pranzo di Natale organizzati dalla Caritas per le persone meno fortunate. All'interno della cittadella dell'accoglienza Giovanni Paolo II, questa sera 24 dicembre è previsto il consueto cenone della vigilia e domani grande festa per il giorno di Natale dopo la messa celebrata nella cappella Santa Teresa di Calcutta dal direttore della Caritas diocesana Don Marco Pagnello. Per gli ospiti sarà preparato un pranzo di Natale speciale, come ci dice Antonio Dintino, direttore della mensa della Caritas. Sì, abbiamo preparato il menù particolari proprio per i giorni, per le festività natalizie che iniziano dal 24, quindi da stasera, il cenone di stasera, domani a pranzo. E domani a pranzo, oltre a un pranzo particolare, abbiamo pensato di fare una tombolata. Subito appena pranzo c'è stata una grossa tombolata per gli ospiti, con premi, e poi abbiamo il discorso del cenone del San Silvestro e del primo, il giorno dell'Epifania. Cioè, in questi giorni facciamo dei menù particolari proprio grazie all'apporto di tanti benefattori. Diversamente, per quel che riguarda l'annualità, noi, lei già detto, noi per 365 giorni all'anno, sia a pranzo che a cena, lo stesso facciamo dei menù abbastanza particolari, e diciamo, da quel che possiamo notare è che consumano tutto, sono veramente, evidentemente l'apporto dei volontari che stanno là in cucina sarà molto determinante. C'è l'apporto dei volontari, diceva lei, diceva bene. Quante persone vi aspettate tra questa sera e domani qui? I numeri non sono molto determinati, perché in particolare in questi giorni qua forti, diciamo, dell'anno, ci sono altre iniziative nella città, iniziative di parrocchie, ci sta pure qualche persona di buona volontà che magari ospita a casa, però normalmente noi stiamo nell'ordine degli 80-100. Per concludere le chiedo, di quale nazionalità sono? È vero che ci sono diversi italiani? La nazionalità, sì, ci sono diversi italiani, io sono convinto che saranno una 60-70% di italiani. Noi cerchiamo di non dare soltanto il pasto, cerchiamo di avvicinarli, di parlarci, infatti l'opera dei volontari, insomma, consiste anche in questo.